Bene, oggi riprendiamo lo stadio dello specchio, ma per fare un parallelo tra Hegel e Lacan. Negli anni 30 Lacan era molto vicino a Kojève, che era un grande lettore di Hegel, e insieme avevano come progetto di scrivere un libro su Hegel e Freud. Kojève scrisse il primo capitolo, mentre Lacan non scrisse niente e il progetto finì lì, insomma, non si realizzò mai. Nonostante questo, possiamo arrivare a cogliere certi temi che Lacan avrebbe effettivamente scritto e sviluppato in questo ipotetico libro. E sicuramente un capitolo che sarebbe stato presente in questo libro avrebbe avuto come titolo Lo stadio dello specchio. E vediamo come inserire in poche parole lo stadio dello specchio nella filosofia di Hegel. Per fare questo cominciamo a descrivere in modo molto semplice e molto pratico i primi stadi della fenomenologia dello spirito di Hegel. Il primo stadio è quello che vediamo adesso. Primo momento. Prendiamo come esempio che sono di fronte ad una mela. Ci sono due possibili attitudini di fronte a questa mela. La prima attitudine è quella di conoscere, di voler conoscere tramite l'osservazione questa mela, il colore, la forma, che è l'attitudine che è stata messa soprattutto in evidenza da tutti i filosofi precedenti a Hegel, l'essere umano come dotato di coscienza, di conoscenza, di conoscere. L'altra attitudine, che è la grande novità nel mondo almeno della filosofia, che è messo come centro, come punto essenziale, come essenza dell'essere umano, è che l'essere umano è un essere di desiderio, cioè desidera. Desidera volersi appropriare, desidera volere prendere, operare delle azioni sulle cose, sugli oggetti. E dunque, riprendiamo la mela di fronte a me, beh, la prendo, me ne approprio e la mangio distruggendola, la mangio. E questo è il momento in cui si negativizza, no? L'oggetto. Cosa succede in un secondo tempo? E poi tutta la fenomenologia dello spirito sarà in pratica una descrizione dei diversi stadi che portano l'essere umano in quanto essere di desiderio ha tutto un processo dell'autocoscienza. Allora, questo secondo stadio, vediamo un po' questo secondo stadio. Di fronte a me non ho più una mela, ma mettiamo un altro essere umano come me di fronte a me. Beh, come io voglio, desidero operare delle azioni su questo essere umano, desidero appropriarmene di questo essere umano, lo stesso anche lui vuole operare delle azioni su di me, appropriarsi di me, eccetera. Per cui qui si ha uno sdoppiamento della coscienza, non c'è più quella coscienza che sono io, c'è un'altra coscienza di fronte a me. Una coscienza come me che vuole appropriarsi delle cose, c'è un'altra coscienza davanti a me che vuole appropriarsi delle cose. Ecco questo funzionamento un po' a specchio. Come io vedo questa coscienza mi vede, sono visto da questa coscienza. Per cui qui non sono, sono, percepisco di essere anch'io un oggetto come gli altri oggetti. Come avevo prima di fronte a me una mela, beh, anch'io sono un oggetto per questa coscienza. Quando poi, ecco, questo è sempre nella fase dialettica, no? Questo è il momento dell'alterità, no? Dell'altro da sé, e poi la coscienza ritorna, lo spirito ritorna in sé, eh? E quando ritorna in me, ecco che,
Quando ritorno a questo momento di introspezione, mi vedo come oggetto e dunque fuoriesce la coscienza di me, l'autocoscienza. Sono cosciente di me perché posso prendermi come oggetto. E questo è il punto importante e la grande differenza tra Hegel e le altre filosofie anche sull'autocoscienza. Per Cartesio, per esempio, si aveva una coscienza di sé che era immediata, nell'immediatezza. Per Hegel invece, come abbiamo visto, non è questa autocoscienza, non è l'immediatezza, è mediata tramite l'incontro con un'altra coscienza, con un altro essere umano. È in un processo sociale che si acquista, che si accede all'autocoscienza. Questa è un po' la grande novità, di Hegel. Ebbene, lo stato dello specchio è quel momento in cui, quando mi prendo come oggetto, beh, questo oggetto lo vedo nello specchio, cioè questo corpo che sono, no? Che sono visto da un altro, questo oggetto che sono visto da un altro, lo vedo riflesso nello specchio ed è questo che poi diventa il supporto dell'io, per Lacan. E in questo poi si può capire come questo corpo che vedo allo specchio, che sono io, no? Dunque, che è il supporto dell'autocoscienza, ebbene, nasce grazie all'incontro con l'altro che è la madre, che mi vede allo specchio, che mi nomina. In questo si capisce come l'io è un altro e come l'altro è anche l'io. E qui abbiamo visto come si inserisce questo stadio dello specchio nella filosofia di Hegel. Bene, alla prossima video, arrivederci.